disegno è sempre stata la mia passione. E il mio sogno era quello di diventare illustratore e da qualche anno allora mi sto organizzando per realizzare questo sogno. La mia prima pubblicazione è stata nel 2010, Pictor Modernus, gli ultimi giorni del Pordenone, con l'edizione Lomino Rosso, assieme col mio amico Roberto Vecchione. Abbiamo scritto questo racconto sugli ultimi giorni del Pordenone. Adesso dovrebbe uscire in autunno il mio secondo libro, sul Menocchio, che era il mugnaio del 500 di Montreale, bruciato sul rogo dall'Inquisizione. E cerco sempre un po' di realizzare progetti legati sia alla nostra cultura, al nostro territorio, sempre con l'intento di divulgare, no? Sia per piccoli che anche per gli adulti. Perché ci sono dei temi che ormai si pensa sempre che siano conosciuti e invece si scopre che la maggior parte delle persone non li conosce proprio. Va per Pordenone e non si rende conto che nel Duomo ci sono dei capolavori. La strada che segue è quella di realizzare con un gesto rapido un segno genuino ma di qualità, piuttosto che dei dipinti troppo elaborati o appesantiti. Cerco sempre di realizzare dei disegni che stiano all'essenziale del concetto e di quello che rappresentano. Tutto è nato nel 2000, quando al fine della terza media. E io e i miei amici ci divertivamo a realizzare dei cortometraggi e mi ricordo che cercavamo un personaggio legato al nostro territorio e mio papà mi diede lo spunto per questo mugnaio eretico che era stato bruciato sul rogo dell'Inquisizione. E allora mi appassionai, andai a leggere, sì, mi comprai il libro di Ginzburg, Il formaggio e i vermi, e realizziamo questo primo video. Poi nel 2005, alla fine del liceo artistico, sempre con i miei vecchi amici, realizziamo una specie di remake del Menocchio fatto meglio. E